guarda, c'è Giulio Cesare, quello che fa il DJ con le console. Quello laggiù è Anubi. Quanti di voi sono consapevoli che l'unico modo per uscire da qua sarà la morte? Alzino adesso la mano. Questa è Pip, bentornati nel terzo episodio della serie di Minecraft chiamata Robnovian Nights. Ma che bravo, Steph, ma che bravo. Nell'episodio precedente, ragazzi, abbiamo raggiunto 200.000 visualizzazioni e 20.000 mi piace per il supporto di questo coglione che non riesce proprio ad andare avanti molto bene. Oggi, ritornando all'episodio precedente, dobbiamo andare alla ricerca di una spada in una cripta per portarla al comandante dell'accampamento per farci dare il permesso da questo esserino del re. Non ce la faremo mai. Una visione. Sì, diciamo che questo cavaliere che ha solo la testa ci aveva detto di dover andare nella cripta e io non lo so dove diavolo sia la cripta, dobbiamo trovarla. Tanto settiamo lo spawn qua in caso dovessimo morire. Tu, grazie, lasciaci le penne, anche te. Forse c'è un teletrasporto che ci porta alla cripta, o forse no. Però City of the Dead potrebbe essere considerata una cripta tutto sommato. Ad ogni modo io andrei alla ricerca qui nel villaggio appunto dell'esistenza di questa cripta o meno. Dovrebbe esserci, cioè se no che caspita hanno fatto a fare. Qui c'è il curatore spirituale. Ma di cosa stiamo parlando? Premi il bottone per assistenza. Vai. Dove sei? C'è nessuno. Hello. Sei qua sotto? Oh guarda, c'è Giulio Cesare. Che cosa ti porta qui? Non lo so. Essere praticamente lo schiavetto del regno. Ah, stavo solo passando. Ciao vecchio. Se io fossi il creatore di una mappa, dove la metterei una cripta? Vicino a un cimitero. Ma ci sarà un cimitero qua? Possiamo andare alla ricerca, vedere se lo riusciamo a trovare. Qui per esempio c'è una torre di guardia, quindi non dovrebbe essere qua. Qui però aspettate, oltre al lag c'è una miniera. Oh, finalmente forse troviamo qualcosa. Dai Step. Sì, ma io mi aspettavo qualcosa di più vicino. Cioè da un'ora sto andando. Sto praticamente spingendo con i piedi alla Flintstone. Dai è bloccato tutto. Aiuto. Un bandito! C'è un bandito! No, non bene. Che cazzo è tutta sta gente qua? Questo chi è Aerobrine? Sta laggando, raga. No, non può laggare il single player. In realtà può, ma non deve. Che caspita. Voglio quell'accetta, però è fighissima. Sa che si sta incazzando di brutto. Guardatelo, sta facendo dei versi strani. È morto il bandito. Dammi roba. No. No, mi ho rotto coglione. Ma ti pare che ci abbia dato qualcosa? Un bel nulla. Che fregatura assurda. Questo posto che cos'è? Ti prego, fa che sia la cripta. Il manager della foresta, Maremma. Attenzione però, laggiù vedo un'altra casetta. Potrebbero aver messo la cripta lontana dal villaggio, perché comunque è un luogo sacro e bisogna lasciarlo in silenzio e in tranquillità. Oddio, c'è qualcuno. Herbert Stock Button. Che è il curioso caso di Benjamin Button. Lui commercia gli alberi. Anzi, forse non sono alberi, ma è qualcos'altro. Vecchio malandrino, va che dormo nel tuo letto. Tanto il giorno non arriva, quindi è praticamente tutto inutile. Ciao, ma io le pozioni della guarigione. Ah, ma aspetta, mi ha droppato una testa. La testa del bandito. Ora sono il bandito del villaggio. Spero che questo non comporti la rivoluzione da parte dei miei amici villaggeri. Ma cos'è che prendo danno, ragazzi? No. Sono morto per la prima volta. E non ho... Ah, non si perdono le cose. E poi avevo dormito qui, scialla. Vorrei proprio capire che cos'era quella cosa che mi picchiava. Non ho idea. Però c'è nuota, no. Oh, cazzo di Buddha, un'altra volta, no, Ah, è l'Enderman del cazzo. Vaffanculo, stronzo. Vattene a morire ammazzato, pezzo di piscio. Poca vita. Va bene, allora, torniamocene indietro. Non so dove ci ricondurrà. Spero di trovare sta benedettissima cripta, ragazzi. What is happening? Dai, su. Qui c'è il cantiere navale con tutta la roba mercantile. Che caspita devo fare? Ah, è warehouse manager. Chi è? Quello che fa il DJ con le console. Io, ragazzi, non so che dire. Magari sono io che sbaglio, ma indicazioni per la cripta non ci sono. Fermi, laggiù c'è qualcosa nel muro. Se io costruissi una cripta, la farei nascosta all'interno del muro. L'ho fatta nella mia serie. Ti prego. Burial Chambers, ragazzi, l'abbiamo trovata. Be careful. Sì, ma che cazzo vuoi? Fammi entrare. Sì, guard captain. To gain entry. Ma ci ho già parlato con la guardia. Vi ricordate nello scorso episodio? Dai, ora che ho trovato il punto non so come fare entrare. Dove sarà la guardia capitano, eh? Qua dentro a dormire. Come un pascià in cima, vero?
Oddio, è qua veramente? Sì, ciao, dobbiamo parlare. Io sono quello che è stato mandato al North Pine. Devo trovare la spada ancestrale per il primo cavaliere. Dai, su. Ah, ok, è molto più semplice di quello che pensassi. Mi ha aperto la porta e mi ha detto: andai, trova la spada, torna da me. E allora, ragazzi, lo vedete che era semplice. Io mi facevo tanti problemi per nulla. Ta 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 ta, è aperto, sì. È tempo di ucciderlo. Se noi facciamo esplodere il creeper dovrebbe aiutarmi in qualche modo. Perché non mi hanno dato delle torce però? Io ho paura del buio, non voglio stare al buio. Ossa, farina d'ossa e teschio di scheletro. Questo me lo metto in testa, va. Billie Jean, Lacma, oh, facciamo i seri, eh. Allora, ammazziamo sto creeper de merda. Tempo di andare avanti, piano piano ce la faremo. Oddio, fa abbastanza paura, è tutto tenebroso e molto molto cupo. Altre ossa, dei soldini. Pozione della visione notturna, ragazzi. Non potevo chiedere di meglio, vi stavo per dire, appunto, mi mancavano le torce. Forse ve l'ho detto, boh, non me lo ricordo. Fatto sta che tu devi morire male anche. Ma mi vuoi dire che siamo già arrivati? Ah no, cosa? Chi è questo? Amico o nemico? Ah! È un nemico! Ma da dove cazzo è uscito, raga? Questo è uscito dalla tomba! Ma che cazzo, stiamo scherzando? Lascia un po' di troiai che non servono a nulla. Se apriamo le tombe, quindi c'è il rischio che esca uno di quei cosi brutti. Bene, non le apriamo più. Dobbiamo salire, dobbiamo andare avanti. Non ne ho la più pallida idea, c'è un bottone. The button is open the door in another part of the crypts. Ora aperta di qua, ci vogliamo scommettere? È proprio qui, è in quest'altra stanza. Rip Sir Barrett Blacksmith. Ancestral Sword. Oddio. Oddio. Oh no 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 no. Ti prego, ti prego. Si è svegliato il Sir Barrett. Mangia step. Poi riportiamo la spada a casa. La quest è completata. Siamo tutti felici e contentissimi. Corri via 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 via. Scappa. Scappa scappa scappa. Te ne vai a casa. Ci sono i courier. Oddio, non mi sembra vero. Sbaglio o sta diventando giorno? O forse tipo c'è l'aurora boreale. Boh, non ho la più pallida idea. Ah no, che scemo, ho bevuto la pozione quella notturna. Ci sono, eccola qua, ho portato la spada. Hai preso la spada? È certo che l'ho presa, ce l'ho in mano. Ce l'ho qua davanti. Yes, I did, take it please. Cioè, la prima spada di diamante che troviamo la diamo a questa testoia di cazzo. Ok, il primo cavaliere mi ha detto di darti questa approvazione che potevi usare per andare avanti, giusto? Dobbiamo andare in Alzir City dal secondo cavaliere. Ok, ci stava. Ragazzi, sono veramente fiero di me stesso. In qualche modo siamo riusciti ad andare avanti. Il che significa che adesso dobbiamo andare di nuovo al teletrasporto. Se non sbaglio era proprio qua dietro. Esatto, bene. Allora, dobbiamo andare ad Alzir City. Ammazzo sto scemo. E teletrasportiamoci ad Alzir City. C'è uno zombie che mi stava picchiando. Molto bene. Questo significa che dobbiamo andare a parlare con la seconda guardia. Intanto settiamo lo spawn qua. La guardia sarà come l'altra volta, dove c'era il punto esclamativo rosso sopra, almeno credo. Qui c'è l'house owner e non mi interessa. Quello laggiù è Anubi. Ragazzi, ve l'avevo detto che questa serie era una figata assurda. Bisognava solo capire un po' come funzionava. E ok, posso ammettere di non aver ancora capito come funziona, però piano piano faremo dei progressi. Ragazzi, per 10 pepite lui mi dà una spada di diamante. Io sinceramente non me la sento andare a girare una spadina del cavolo. Dove te le devo mettere le pepite? In tasca. Metto qua. Dammi la spada, rendimi le pepite. Siamo amici come prima. Ora con questa sì che ci divertiamo. Avrei bisogno piuttosto di qualcuno che mi potesse vendere del cibo. Cazzo, me ne faccio del tappetino? Ah ok, in poche parole questo mi sa che è il mercato centrale. Oh, ma nessuno che venda il cibo, cioè la cosa più importante. Fresh beef, ok. Però è cruda. Madonna, vi ammazzerei tutti uno dopo l'altro. Io provo ad andare verso Anubi. Se fossi un cavaliere vorrei stare in questa zona qua, che è una figata allucinante. Dai, poi un giorno la costruiamo anche nella mia serie, una statua del genere. Ave Dio, Anubi. Resta ancora il fatto che dobbiamo capire dove diavolo sia sto cavaliere. Permesso? Si può entrare? Nulla, non c'è nessuno. Invece c'è qualcuno. Mi ha appena detto che l'ho disturbato mentre stava leggendo. Ma se trovo l'accendino ti do anche fuoco alla casa. Non posso usare la torta? Stai scherzando? Che cazzo me l'hanno data? Cosa fai se non la posso mangiare? Non ho parole, vaffanculo. La torta di zucca almeno. Oh, meno male, per fortuna. Che cosa c'è qua giù in fondo? La miniera di Alibaba e 40 ladroni? Potrebbe essere la dimora del nostro guerriero, del nostro caro cavaliere. Sinceramente, fossi un cavaliere non starei qua giù in questa brutta zona, eh. Però noi nel dubbio un'occhiata gliela diamo lo stesso. No, non sta per succedere quello che penso, vero? Non sta per andare via la pozione che avevo per la visione notturna. E invece sì. Questo è un problema. Questo è uno dei peggiori problemi che potesse capitarmi in questo momento. Ma che cazzo vado? No, non voglio morire.
C'è una grotta. Scende da qualche parte. Una cripta. Un'altra volta in una cripta. Finisco sempre in questi posti brutti. Ah, è un creeper, è un creeper, è un creeper. Help, help me, help me now. Eccoci. Oh, mi ha salvato la vita però. Quanti di voi sono consapevoli che l'unico modo per uscire da qua sarà la morte? Alzino adesso la mano. Ho anche finito completamente il cibo. Se per caso io dovessi trovare il cavaliere qua dentro, voglio una medaglia. In caso di esito negativo, ragazzi, non è successo niente. Ma mi sa che siamo riusciti ad uscire, sai? Abbiamo trovato un varco nella montagna che non porta un bel niente. E vai. Resisti un minuto. Un cuore. Un dannatissimo cuore. Forse devo portarla al primo. Un cuore, tu sei pazzo. C'hai mezzo cuore, Step, ammazza. Ma là sei scemo. Ah, Steppi, sei un coglione. Vabbè, dai, rispawniamo in città. Vediamo il lato positivo, tra virgolette. Ah, ma quindi la città non era questa di qua. Era bensì questa di qua. Non ci posso credere. Tutti i punti esclamativi sono delle quest secondarie. Poi, se vi interessano, faremo anche quelle. E laggiù c'è la quest, quella principale, quindi quella del cavaliere. Vabbè, è banale lasciarlo in città, eh. Cioè, non si sono sprecati più di tanto. Io l'avrei nascosto chissà dove, in mezzo al nulla. Che palle, sono un coglione. Dove diavolo è finito? Ah, è qua giù, vabbè. Leggiamo un po'. Second Knights of Dribnovian. Guarda, lui c'ha anche le guardie. L'altro no, era sfigato, era da solo. Però la sua casetta fa abbastanza cagare. Yoda fratello orso, come cavolo si chiama. Salve carissimo. Ti stavo aspettando. Sono stato informato che hai completato la prima quest, che ti hanno dato l'approvazione. Ebbene sì, bravo. Quindi, caro avventuriero, sei pronto per prendere la prossima quest? Io sono nato pronto. Nascosto in questa città c'è un rifugio segreto che contiene un ornamento raro. Il tuo compito, se ti interessa prendere la mia approvazione, è di trovarlo, entrare e prendere l'ornamento da dentro. Bene. Per entrare nel rifugio però hai bisogno di una leva che apre l'entrata. E questa leva è nascosta a qualche parte in città. Ho il sospetto che questa cosa ti darà delle difficoltà. Ma vaffanculo. Puoi darmi un indizio su dove possa essere sta leva? Mi hai risposto un indizio? Vuoi che vada a prendere la chiave al posto tuo? Tutto quello che ti dirò è che se chiederai alla persona giusta ti saprà dare una mano. Allora ragazzi, intanto con questa faccina terrificante, io direi che questo terzo episodio può terminare. Siamo riusciti a completare una quest. Siamo andati un po' a giro per la città. Dobbiamo trovare una leva, andare in un'altra cripta barra di rifugio nascosto, prendere un ornamento, portarlo a lui. Oh mio Dio, mi sento uno sguatter. Piano piano però, come vedete, riusciremo ad andare avanti. Spero che la serie vi piaccia, che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, non riuscite a iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Steppi è tutto. Buonanotte.